costo degli alimentari si mantiene vicino al massimo storico a maggio con l'aumento del prezzo della carne e dei latticini, secondo i dati della FAO. Il prezzo del grano è atteso in rialzo, mentre potrebbe essere già tardi per salvare i raccolti europei dal maltempo. Il petrolio cala per il terzo giorno in seguito alle attese di un aumento della produzione da parte dell'OPEC, che si riunisce a Vienna domani. L'oro potrebbe salire a causa dei timori sulla crescita economica globale. Le coltivazioni biologiche sono a rischio dopo lo scoppio dell'epidemia E. coli in Europa. In collegamento internet da Napoli, Giancarlo Dall'Aglio, analista di materie prime di giancarlodallaglio.it. Ciao Giancarlo e bentornato, ragazza. Buongiorno Luciano, grazie, un saluto anche a tutti gli Allora, ascoltatori. iniziamo ancora parlando del costo degli alimentari in genere ed in particolare della carne e dei latticini che si mantengono vicino a livelli record a maggio, secondo l'ultimo rapporto pubblicato dalla FAO a Roma. L'indice della FAO appunto sale al massimo di tutti i tempi, guidato dal record delle bistecche, insomma, della carne di manzo, dalla carne di pecora, dal pollame e dalla carne di maiale. C'è un economista, il senior economist della FAO, che da Roma dice in un'intervista prima della pubblicazione del rapporto della FAO che i prezzi, la situazione degli alti prezzi sugli alimentari non è qualcosa che può svanire nell'arco di una stagione. I fondamentali sono quelli che sono, vale a dire, rappresentano ancora una situazione particolarmente stretta, difficile per quasi tutte le materie prime. Sì, non è una cosa che si può risolvere in una stagione, direi che non è una cosa che si può risolvere in assoluto, e cioè i prezzi ormai hanno cominciato a salire per una serie di motivi e per una serie di cause che abbiamo affrontato diverse volte nei nostri incontri, Luciano. Uno di questi è la speculazione, uno di questi è l'enorme massa di liquidità immessa a più riprese dalla Fed, ma anche dalla Banca Centrale Europea, e il risultato è questo: si va verso l'iperinflazione, e inoltre c'è il problema del clima, c'è il problema proprio dell'offerta che in molti casi si teme non riesca a soddisfare la domanda per problemi meteo, per problemi climatici, per problemi di cambiamenti strutturali appunto del nostro equilibrio. È un tema molto importante, viene riflettuto ampiamente nei prezzi. Ovviamente i premi a rischio per questi prezzi sono a volte gonfiati. Sono a volte gonfiati anche dalla emotività, come l'emotività a volte spinge al ribasso in maniera esagerata alcuni prezzi. Si sa che sui mercati funziona esattamente così. Un esempio proprio degli ultimi 2 giorni, il caffè che entra in una finestra di stagionalità ribassista, una finestra statistica di stagionalità ribassista, perché il raccolto brasiliano, cioè quello del primo produttore mondiale di caffè, dovrebbe andare in via di definizione. Ebbene, è bastato che il meteo parlasse di probabilità, possibilità di gelate nelle prossime settimane, e c'è stato un balzo al rialzo, subito poi ricontenuto nella giornata successiva, nella giornata di ieri. La speculazione è anche questo. E naturalmente gli hedge funds, i fondi, tutti gli altri istituzionali, le banche d'affari, che hanno tanta liquidità ancora, ne approfittano per fare il bello e il cattivo tempo. È un problema che deve essere risolto in maniera diversa, anzi, secondo me doveva essere risolto precedentemente. Adesso forse è un po' tardi per gridare al lupo, quando appunto il lupo già ha mangiato gran parte del gregge. Il risultato è che circa 44 milioni di persone sono entrate nella fascia di povertà da giugno, secondo quanto dichiara la Banca Mondiale, la World Bank. Altri 10 milioni di persone potrebbero entrare nella fascia di povertà se l'indice degli alimentari dovesse salire un altro 10%, sempre secondo i calcoli della Banca Mondiale. Il numero di persone che ha fame nel mondo
è calato lo scorso anno a 925 milioni da oltre un miliardo nel 2009, sempre secondo i dati della FAO. Che cosa si poteva fare, Giancarlo, e non è stato fatto? Ma si poteva, tanto per cominciare, si fanno riunioni su riunioni, il famoso protocollo di Kyoto, ma anche tutti i vari G6, 7, 8 e quant'altro, in cui il risultato è un comunicato che magari viene già stabilito ex ante, in cui si parla di cambiare le regole dei mercati finanziari, lo sento dire ormai da 4 anni, dal 2007, si parla di trasparenza e alla fine non cambia assolutamente niente, alla fine si è sotto scacco delle grandi banche d'affari che sanno ormai che sono too big to fail e che al limite inglobano quelle più piccole che falliscono. Il discorso del famoso questionario che è stato mandato dalla Fed prima dell'implementazione del Quantitative Easing 2, è il questionario in cui si chiedeva di che importo deve essere questa emissione di liquidità, quali sono le forme preferite, ed è stato mandato alle maggiori 18 banche, è un fatto eclatante, si è sotto scacco delle grandi banche d'affari. Le grandi banche d'affari cercano profitti facili, il governo americano taglia fondi in continuazione per la ricerca, ultimamente ho saputo del taglio di fondi per il lancio di un importantissimo satellite da parte della NASA che serve a rilevare possibili nuove tempeste in arrivo e quindi che serve a praticamente dare un'anteprima di quelli che potrebbero essere i problemi climatici. Si tagliano fondi per cose importanti, forse per non aumentare le tasse a una certa classe. È un discorso che credo al punto in cui siamo difficilmente potrà essere risolto senza un reset radicale. Sembra un discorso molto, molto, molto pesante, molto forte, ma purtroppo io già sento parlare, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, già sento parlare di QI3, per cui insomma è veramente preoccupante la situazione, direi. E per l'appunto il maltempo continua a avere una voce fondamentale sull'andamento dei prezzi. Il grano particolarmente, negli Stati Uniti i raccolti rimangono in condizioni misere, mentre le forti piogge in Francia, in Germania e in Gran Bretagna lasciano forti danni che potrebbe, si pensa al momento, dovrebbe essere appunto già tardi per poter recuperare. Il mais per consegna a luglio avanza fino a 7,33 dollari il bushel al Chicago Board Trade e anche i semi di soia, sempre per consegna a luglio, guadagnano fino a 13,90 dollari per bushel. Sì, i prezzi dei grani sono veramente alti. Il mais è aumentato tantissimo quest'anno proprio a causa di un rapporto fra stock, quindi fra scorte ed utilizzo ai minimi storici. Il grano ha subito un calo la settimana scorsa, il frumento ha subito un calo la settimana scorsa sull'emotività della notizia della riapertura delle esportazioni da parte della Russia, ma questa riapertura delle esportazioni probabilmente appunto non basterà poi a soddisfare la domanda e non basterà a far calare ulteriormente il prezzo. Quello che molti operatori si aspettano è invece una risalita del prezzo del grano proprio per i motivi che tu hai appena citato, quindi seri problemi meteo, probabile siccità nuovamente in molte zone dell'Europa, probabile siccità di nuovo in Russia durante l'estate e sconvolgimenti climatici anche negli Stati Uniti. Il caso delle statistiche che parlano appunto settimanalmente dell'avanzamento dei raccolti è anche questo emblematico, e cioè i raccolti avanzano in maniera molto più lenta rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Il petrolio tende a calare per il terzo giorno a New York, immagino che al momento però, Giancarlo, sia più corretto dire che in effetti si mantiene intorno alla parità. Il fatto è
che secondo la Société Générale c'è circa un 65% di probabilità che l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, l'OPEC, che si riunisce da domani a Vienna, possa aumentare le quote di produzione. Perché? Perché un prezzo troppo alto non fa comodo nemmeno all'OPEC. L'OPEC ha paura che un prezzo troppo alto porti i consumatori di petrolio a trovare altre vie per alimentare, insomma, la loro necessità di energia. Sì, quello del petrolio è piuttosto complesso come situazione, piuttosto complessa, in quanto da un lato c'è il problema della Libia, che sappiamo da un petrolio di qualità importante. C'è il timore da parte del mercato che la situazione della Libia si possa estendere all'Arabia Saudita, e questo è un altro discorso. Ci sono problemi di produzione anche nel Mare del Nord, e questo fa sì che il Brent salga ancora di più, o comunque mantenga ancora una forchetta molto aperta, in maniera molto anomala rispetto al WTI. E dall'altra parte c'è comunque un indebolimento dell'economia, o quantomeno una mancanza di crescita dell'economia. Lo abbiamo visto anche venerdì scorso, quando è uscito il dato sull'occupazione americana, il dato mensile, che ha appunto rilevato un aumento di 54.000 posti di lavoro a fronte di un'attesa di 150.000 posti, e inoltre ha rilevato anche un tasso di disoccupazione di nuovo superiore al 9%. Sono tutti elementi che vanno un po' in contrasto fra di loro. Il prezzo tende comunque ad oscillare intorno ai $100 per il WTI, c'è attesa per la riunione di Vienna di domani. Io non mi meraviglierei invece se non ci fosse alcuna mossa dell'OPEC, nonostante appunto le previsioni che hai citato poco fa, e se invece si lasciassero invariate le quote. L'OPEC da un lato vuole tenere calmierato il prezzo, e quindi magari c'è qualcuno nel cartello che pensa di aumentare la produzione, da un altro lato però sa benissimo che l'economia stenta, e che quindi quello che appunto ci fanno trapelare probabilmente una situazione migliore di quella reale. E l'OPEC, sapendolo bene, comunque deve decidere quale atteggiamento tenere. Staremo a vedere domani, e sarà una giornata importante. Per dare qualche prezzo, intorno al greggio a New York è intorno ai $99 e il Brent a Londra a 114 e qualcosa, dovremmo essere su 114 e mezzo circa al barile. Anche l'oro ci dà una idea, diciamo, l'andamento dell'oro ci dà una referenza a quanto succede nel campo economico. L'oro sale per il terzo giorno a Londra, la crisi del debito in Europa e appunto segni sempre più chiari e continuativi di rallentamento dell'economia americana fanno aumentare la domanda per il metallo prezioso. Siamo intorno ai $1.545 all'oncia, ha fatto ieri 1.055 e 36, il prezzo più alto dal 2 di maggio, se non sbaglio, è così. Sì, l'oro continua ad avere una grandissima forza relativa rispetto al resto del mercato, anche in presenza di borse calanti nelle ultime sedute, in particolare dalla seduta di venerdì scorso, quando appunto è uscito il dato sull'occupazione americana, l'oro si è mantenuto forte, è in prossimità dei massimi. Io continuo a sostenere che l'oro, però, se dovesse esserci una correzione pesante, veloce, con un po' di panico delle borse, sarebbe liquidato anch'esso per i soliti motivi, e cioè perché, oltre a essere sì in parte considerato bene rifugio, è anche un bene anti-inflazione, è anche però uno semplice strumento finanziario su cui si specula come su tutti gli altri, e quindi attenzione, insomma, a pensare che l'oro possa sempre salire anche in condizioni di mercato negativo. In ogni caso, al momento i fatti ci dicono che ha una grande forza relativa. I produttori di coltivazione biologica potrebbero assistere a un calo delle loro vendite, particolarmente in America, a causa dell'epidemia scoppiata in Europa, appunto definita E. coli. Intanto si pensava che appunto
Si pensava di aver individuato un produttore in Germania che fosse la causa principale dello scoppio dell'epidemia. I funzionari tedeschi non hanno rilasciato nessuna dichiarazione dopo che appunto è stato rilevato che non era quella fattoria che si pensava che ci potesse essere. Insomma, hanno fatto dei test e sono risultati negativi. L'epidemia al momento ha fatto circa 2300 persone, secondo appunto il centro di prevenzione delle epidemie di Stoccolma. Sì, non so esattamente se abbiano trovato appunto la causa, la fonte di questa epidemia. All'inizio sentì parlare della Spagna, poi appunto come dici tu di una coltivazione. La Spagna con i cetrioli, adesso con i cetrioli, il maggiore incolpato non siano più i cetrioli ma siano proprio i germogli, che siano germogli di soia. I germogli soia, di soia, esattamente. Altri tipo di germoglio. E in particolare era stato individuato un ristorante dove appunto veniva servito questo cibo e da cui era fuoriuscita tanta gente appunto che poi si è ammalata. Non so esattamente come stia la situazione, sicuramente ogni volta che c'è una situazione del genere è un ulteriore duro colpo al discorso appunto dell'offerta di materie prime agricole. Staremo a vedere come si evolverà. Ricordo per esempio un caso di qualche mese fa che riguardava invece la carne di maiale, sempre relativo alla Germania, ma ricordo anche che fu messo a tacere in pochi giorni. Vediamo se anche questa volta la cosa passerà sotto silenzio, anche se il numero dei casi di ammalati e anche di morti impone una indagine più approfondita sicuramente. Certo, e poi la cosa si fa sensibile perché va a colpire proprio quel settore, dunque la coltivazione biologica, che viene ritenuto più sano. Sì, credo che poco importi appunto se si tratti di coltivazione biologica oppure di coltivazioni tradizionali. Certo, nelle coltivazioni tradizionali l'utilizzo di pesticidi e di ulteriori farmaci che per esempio combattono in molti casi i funghi che colpiscono le piante, le coltivazioni, fanno sì anche questi di non fanno altro che aggravare ulteriormente il problema climatico, e cioè l'utilizzo di questi farmaci, di questi insetticidi o comunque di questi pesticidi pare siano una delle cause maggiori della rottura del buco dell'ozono, insieme a tutti gli altri che sappiamo tradizionalmente essere causa di ciò. Per cui, come vedi, da un lato si cerca di risolvere il problema, dall'altro lato però probabilmente non si prova nemmeno a risolvere il problema fondamentale, che è quello del cambiamento di tanti equilibri sul nostro pianeta. Giancarlo Dall'Aglio. Giancarlo Dall'Aglio.it, grazie Giancarlo, arrivederci.